Allora ragazze, buon pomeriggio. Oggi è 4 aprile ed è martedì. Io sono illuminata da questa luce divina che entra dalla finestra, ma non facciamoci tanto caso. Allora, io sto notando adesso che devo rifarmi assolutamente il colore perché è sceso tantissimo. Cioè adesso sono praticamente scura sulla radice e questa cosa mi urta. È già sceso tantissimo questo colore, sono passati penso 3-4 mesi ed è sceso in una maniera assurda. Infatti voglio rifarlo assolutamente perché ieri pomeriggio sono andata in una profumeria e volevo comprare praticamente la coda finta, solo che non sono ovviamente riuscita a trovare il mio colore perché se la prendo scura ci sta bene con la base, ma la coda è scura e non mi piace. Se la prendo chiara è bella ma fa schifo perché mi fa troppo distacco, e quindi ho evitato di prenderlo. Ho detto mi faccio il colore e poi l'acquisto e faccio prima. Detto questo, io sto facendo questo video in realtà perché oggi pomeriggio, cioè tra un'oretta più o meno circa, dovrei andare al centro commerciale Campania per fare un pochettino di shopping. Quindi essendo che comunque so che vi interessa vedere questi video, vi porto un pochettino con me in giro, vi faccio vedere le novità del momento, ho deciso di fare un vlog ed iniziarlo proprio da questa giornata, così vi faccio vedere un pochettino di acquisti che faccio all'interno sempre di questo video. Allora vi faccio vedere tutto quello che ho preso oggi al Campania. Allora, ho fatto un pochettino di shopping, in realtà non esagerato, però comunque ho comprato qualcosina, quindi adesso ve lo mostro. Mi scuso per le condizioni, ma sto morendo, ho passato tutta la giornata fuori casa, tra l'altro sono tutta completamente sporca, la maglietta non so perché, ma comunque vabbè. Allora, inizio da Primark, che non sono vestiti, quindi vi inizio a far vedere Primark, che sono così un po' più così. Allora, questa è la busta di Primark e vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, per prima cosa ho voluto prendere questi spazzolini perché molto spesso Roberto viene a dormire a casa mia e non ci sono mai gli spazzolini, quindi ho deciso di prenderli così cambio anche il mio. Lo do a lui e comunque fanno sempre comodo avere una scorta di questi qui che vengono a fare 1 euro. Quindi sono veramente comodi. Poi sono 5, quindi 1 euro, voglio dire, niente. Poi ho preso un trio di mollette, queste qua fatte così, una rossa, una nera e una marrone, beciolina diciamo. Queste qui le ho pagate, invece di 4 euro erano scontate al 50% e le ho pagate 2 euro, come potete leggere qui. E queste qui io diciamo che le utilizzo per quando mi, oddio, per quando mi strucco, per quando faccio la skin care, sono comode. Secondo me valgono. E poi per averle pagate 2 euro devo dire praticamente niente. Poi ho preso il pezzo forte di questi acquisti, ovvero le pantofoline di Stitch, che volevo già da tanto, ma l'altra volta non c'era il mio numero. E queste qui le ho pagate 9 euro, quindi devo dire che anche queste ne valgono la pena perché comunque sono parte della Disney proprio ufficiali e poi sono proprio fatte bene, si vede, e niente, bellissime, le adoro. Poi ho preso un'acqua profumata. Io dovete sapere che in questo periodo sono in fissa con le acque profumate, non tanto con i profumi. Io ho voluto prendere questa qui di Primark, la verde, che vi consiglio se andate in negozio ad annusare perché è pazzesca, e la metterò vicino a quelle di Victoria's Secret che ho lì. E poi ho preso 2 prodotti make up che volevo provare. Allora, la prima è una matita, questa qui, la Lip Pencil, ed è il numero, anzi si chiama Fox Nude, non ha un numero, ed è molto molto carina. Ve la faccio vedere sbocciata. Questo qui è il colore, e abbinata alla matita ho preso un gloss. Tra l'altro ammirate il pack di questo gloss, cioè vi prego, pagato 3 euro, bellissimo. Cioè questo qui è proprio un abbinamento pazzesco, guardate il gloss, cioè bellissimo, mi piace un sacco. Questa qui, questa pagata 3, e questa 1 euro 1,50 euro, non mi ricordo precisamente. E questi sono gli acquisti di Primark. Faccio vedere i due acquisti, gli altri, diciamo, gli ultimi acquistini da Zara e da Bershka. Allora, parto con Zara. Allora, Zara ho preso 2 cose. Aspettate un attimo che mi finisco con lo scontrino.
perché sennò trasferisco tutta tutto il rossetto, la roba sui vestiti e non vorrei fare danni. Allora, da Zara ho preso due cose. Scontrino, ok. Allora, ho preso la prima cosa, questa magliettina di questo colore bellissimo, perché la voglio abbinare ai tacchi che ho sempre di Zara, fatta così, diciamo a crop. Questa ho preso una M e l'ho pagata 8,95 euro. Fucsia, bellissima, stupenda, l'adoro. E pezzo forte che ho preso da Zara è questa giacca. Allora, così ovviamente non capirete nulla, però è la classica, cioè non c'è molto da far vedere perché è la classica giacca di Zara, cioè spettacolare secondo me, con i bottoni classici di Zara, tre bottoni qui. Questa qui l'ho pagata 59,95 euro, quindi 60 euro, e ho preso una M perché la S mi andava troppo stretta, cioè non stretta, però mi andava giusta, e a me diciamo che la giacca mi piace un po' più larga, quindi questa qua non avevo una giacca buona, fatta bene, era da tanto che la volevo prendere da Zara, e quindi sinceramente ne ho approfittato, perché queste qua non vanno mai in sconto, quindi ho detto la prendo, la voglio e la compro, basta, non voglio aspettare né sconti né saldi né niente. Da Bershka invece ho preso altri due prodotti, vi faccio vedere. Allora, ho preso anche qui scontrino. Allora, ho preso un jeans bellissimo, quest'anno va molto il jeans, io negli ultimi anni diciamo che l'ho un po' abbandonato, preferisco i pantaloni tipo della tuta, i leggings o i pantaloni di cotone, però quest'anno è ritornata di moda e quindi ho detto voglio prendere anche un jeans. Lavaggio molto molto chiaro, e questo è il pantalone, non ha niente di che, cioè è completamente semplice. L'unica particolarità è che scende super largo, cioè guardate, è larghissimo. Però a me fa impazzire, ovviamente so che questo non è un pantalone che può piacere a tutti, ovviamente, perché è molto particolare, dipende. Io l'ho provato con i tacchi ed era pazzesco, cioè stupendo, lo vorrei abbinare a questa magliettina con la giacca per, o per Pasqua o per Pasquetta, non lo so, perché poi è un altro pezzo forte per Pasqua che adesso vi mostro, che ho preso sempre da Bershka. Quindi fatto così, molto carino, e di questo ho preso una 40 e l'ho pagato 25 euro, quindi in realtà nemmeno troppo per essere comunque un jeans fatto bene, cioè secondo me è bellissimo. E ovviamente queste cose le vedrete indossate, perché farò comunque penso il vlog a Pasqua. E un vestito che io adoro, cioè io l'ho visto, ho detto lo devo provare, me ne ero innamorata. C'era di due colori, cioè questo colore qua che ho preso io è nero, solo che per non prenderlo sempre nero, fare la solita cosa di prendere i vestiti neri, ho detto lo prendo chiaro. Mi piace un sacco perché è fatto così, a tipo maglia, cioè costine, ed è lunghissimo, solo che ha la particolarità di avere lo spacco laterale, come potete vedere, cioè è stupendo, mi piace un sacco. Cade così, vedete? Bello, bello, bello. E anche di questo stessa cosa, ho preso una M e l'ho pagato 26 euro, quindi 25,99 euro, non so se si legge. No, sì, 25,99. Bellissimo. Cioè io di questo me ne sono completamente innamorata, anche perché è un vestito che può essere utilizzato anche per esempio, magari, ne so, di sabato, di domenica, cioè... è bello, questo qua è bello anche con le dunk sotto, quindi se lo volete rendere un pochettino più sportivo ci mettete un calzino alto nero, le dunk sotto, è bellissimo. Con i tacchi ovviamente la morte sua, perché giustamente essendo lungo il tacco vi slancia, quindi se siete pure bassine come me ovviamente è più indicato il tacco, però io sotto a questi vestiti lunghi ci metto anche la sneakers, cioè dipende come mi gira quel giorno. Detto questo, questi sono tutti i miei acquisti che ho fatto, adesso ve li faccio vedere con la fotocamera esterna e niente, sono molto soddisfatta, devo dire la verità. Questi sono gli acquistini, molto felice e molto soddisfatta. Allora ragazze, buongiorno, io sono già al negozio, come potete vedere dalle mie spalle,
Mi sono ordinata un cappuccino perché non ho fatto in tempo a fare colazione a casa, perché ho fatto tardi, mi sono vestita, mi sono lavata i denti, mi sono lavata la faccia e sono corsa in... cioè sono corsa al lavoro, sono corsa al negozio perché avevo fatto abbastanza tardi, quindi ho detto evitiamo di fare anche colazione con tranquillità, mi ordino un cappuccino al bar e via. Tra l'altro mi scuso per i capelli che sono osceni e sporchi anche, ma oggi pomeriggio farò lo shampoo, quindi la parrucchiera, e quindi farò lo shampoo perché comunque domani e giovedì ci sono i sepolcri e andremo in chiesa, poi penso che andremo a cena fuori perché comunque andiamo a vedere i sepolcri e automaticamente vedendoli non torniamo proprio a casa ma ci mangiamo qualcosa in giro, faremo una piccola cena, una piccola sosta per mangiare, e quindi volevo farmi lo shampoo appunto per questa cosa perché ho i capelli completamente sporchi, infatti calcolate che li ho legati, non so se si vede, con la pinza che ho preso ieri da Primark, e poi ho lasciato questi ciuffetti avanti giusto per rendere la cosa un po' più guardabile, ma oscena veramente. Sono anche struccata, ho un brufolo in fronte che non so perché mi è uscito, devo andare a fare le sopracciglia assolutamente, e ho l'appuntamento venerdì, e quindi niente, adesso aspetto il mio cappuccino e faccio colazione finalmente perché sto ancora stonata, ho bisogno di caffeina nel mio corpo e ancora non l'ho assunta, infatti ancora non mi sveglio, sento ancora tutta imballata, tutta addormentata. Tra l'altro ieri non so se avete visto la puntata di Uomini e Donne, ma Lavinia ha scelto, vi avevo già anticipato nel vlog precedente, che a me piace un sacco come ragazza, non so perché venga criticata così tanto sinceramente, ma a me piace un sacco, e ha scelto Alessio il biondo, devo dire che mi piacciono un sacco insieme, mi è dispiaciuto per Alessio l'altro perché comunque è un bravissimo ragazzo, ma insieme li vedevo più come fratelli, tipo non ho mai visto quella voglia, quella passione di stare insieme, soprattutto poi da parte sua, quindi boh, anche la reazione che ha avuto quando gli ha detto di non essere la scelta, che hanno fatto il ballo insieme, non lo so, io personalmente non so se sarei riuscita a fare una cosa del genere, ma apprezzo il fatto che comunque lui ha fatto questo gesto e quindi ha scelto l'altro. Io sono felicissima perché comunque sono bellissimi insieme, mi piacciono un sacco e spero che durino perché sono un po' diversi di casa. Stavo dicendo perché è arrivata la ragazza del bar, che sono molto diversi caratterialmente, quindi spero che riescano a trovare un punto di incontro e spero che appunto durino perché sono proprio belli insieme sinceramente. Poi il trono di Federico io non l'ho seguito tantissimo, vi dico la verità, Federico ha scelto Carola. Allora io un po' per tutto il percorso, quello che ho seguito all'inizio, mi piaceva molto Alice, vi dico la verità, però comunque cioè io quando fanno le scelte non giudico perché poi fondamentalmente è lui che deve provare determinate cose, scegliere la persona che poi fondamentalmente vuole al suo fianco, quindi non, cioè non giudico mai le scelte in generale, anche se mi piace un'altra persona, ma è una simpatia personale, non mi devo fidanzare io, quindi ci sta. E mi piaceva un po' di più Carola, però scusatemi Alice, però devo dire che insieme sono bellini, cioè sono andata a fare un'intervista da Verissima e l'ho vista e sono molto carini insieme. Poi Federico è un ragazzo d'oro, pieno di valori, un ragazzo che ha veramente combattuto tanto nella vita e cioè chapeau veramente per queste persone, ma una bella persona veramente. Quindi io penso che l'importante è che sono felici loro, raga, per noi che possiamo avere una simpatia ci sta, perché uno non può essere simpatica a tutti, però. Ok ragazzi, allora io ho mangiato di corsa un pezzo di pizza, c'erano in realtà erano due, ma questa non ce l'ho fatta a finirla e l'ho lasciata perché in realtà non mi piace nemmeno tantissimo, e poi vabbè, ho bevuto un po' di tè e adesso mi faccio un caffettino. Spiega qualche distretto. Poi se io torno a casa e nei giorni successivi a quello che è successo io ci ripenso
penso che sia una cosa positiva, nel senso, ovvio, sì, era un problema se non ci avessi pensato a quello che era successo. Sto guardando, mi donne, tra l'altro, sto trono di questa ragazza non mi sta piacendo per niente, cioè proprio così, cioè non mi prende, la vedo proprio impostata a lei, non lo so, non mi piace. Poi ovviamente può essere che cambierò idea, ma al momento non mi sta piacendo proprio lei come tronista e pure i suoi corteggiatori, uno peggio dell'altro. Vedere velocemente quello che ho preso oggi, che sono andata a fare un'altra un altro po' di shopping. Allora, per prima cosa vi faccio vedere questa borsa meravigliosa, stupenda, che ho pagato solo 15 euro, ma non vi dico la qualità, pazzesca. Qua è tipo di gomma e qua è plastica, bellissima, di questo colore rosa, era l'ultima rimasta e l'ho voluta prendere così con la catenella più lunga oppure da portare a mano. Poi ho preso questa camicia bellissima, bianca, con tutto questi brillantini blu, rossi, argento, gialli, bellissima, e questa l'ho pagata 13 euro più o meno. Poi ho preso questo magnifico corpetto, io faccio me li mangio questi qua in estate, li utilizzo tutte le sere, mi piacciono un sacco. Questo qui ovviamente è un po' più elegantino con i fiori, e questo l'ho pagato 25. E poi in ultimo ho preso questo pantalone modello Zara, pagato 15 euro, molto molto carino. Allora, largo sotto, quindi cade molto largo, questo sta bene sia con una scarpetta bassa che con diciamo un come dire, con un tacco. Molto bello perché è cioè a vita altissima, con questi due bottoni, e ha questo laccio che potete regolare voi, fare un fiocco oppure direttamente toglierlo, cioè decidete voi, perché ci sono i passanti, diciamo, potete anche toglierlo. E come vi dicevo, ho pagato 15 euro. Questo è stato lo shopping veloce di oggi, tra l'altro preso tipo i negozietti del mio paese, e niente, veramente soddisfatta, soprattutto della borsa e di questo corpetto, magnifici, cioè veramente soddisfattissima. E niente, un'altra piccola seduta di shopping terapeutica è stata fatta.